Allora, vai. Adriano, buonasera. La ah, della buonasera vai. Sono tornato. Nel frattempo, stavo giocando al, al gestionale di Jurassic World. Così ve lo dico: Bello! 9, posto, 9, oh, 9 euro. È 90. Eh, figo, ho iniziato a giocare. Il è il primo o il secondo? secondo. Che ne so, quello che c'è. No, uno, è cioè, allora. so, eh, non è uscito il 2 un... poco tempo fa. Eh, Però 9 eh, allora euro. For... Cioè, no, allora, non è, no, allora forse è primo, Forse è l'1. Sì. Eh. Era in offerta a 9,90, l'ho preso. È carino, carino, per chi piace i gestionali, carino. E, ah, buonasera a tutti, siamo tornati. Adesso siamo dentro la, la scatola di opinioni pericolose. Ricordiamo a tutti quelli che eh, ci seguono da, da, da un paio d'ore, che eh, li, i format che stiamo facendo oggi, i nostri storici format, che sono appunto come live hanno fatto, che avete appena visto, le opinioni pericolose, adesso saranno, oggi sarà l'ultima volta che li vedrete per sempre, per sempre. Addio! Martino, no, no, per ah. sempre. Per, per un bel po'. Per, per un, un bel po'. po', per un bel po', okay. perché... Verso le sette e un quarto, dopo questa puntata, eh, vi racconteremo come cambierà il nostro, il nostro canale Twitch. Cambieranno i tipi di live, cambieranno i giorni, cambieranno gli orari, cambierà tutto. Quindi cambierà tutto. rinfreschiamo la programmazione dopo due anni che insomma. Eh, sono un bel po', sono un bel è po' Ci andava a fare una cosa nuova, intanto ragazzi come potete vedere ci hanno raggiunto il buon Giorgione Power e G-Taz Io ho detto G-Taz tutto il tempo nelle storie, ma in realtà è J-Taz, <ride> giusto? Esatto, j -Taz. sì Perfetto <ride> Però mi piace in verità, <ride> ti dirò che è un, un pochettino Ora, leggendo il, il, il nick, ho pensato perché dico G se è j Ah, un pochettino vabbè. mi piace, ma non, ma non ti preoccupare. Cioè, ci sono 10.000 nomi diversi. C'è cioè, chi, c'è Jay Taz, c'è Gim, Ci sono 10.000 cose. Quindi, io veramente non è che mi pongo chissà quale problema, è davvero eh. Vai quindi, tranquillo. Rag ragazzi, diciamo che eh, due, questi due volti, almeno quello di Jimmy, deve farvi capire più o meno il tema di cui parleremo <ride> oggi. Anche la felpa di Gianni dovrebbe farvi capire le cose, la mia, la mia. Sì. quindi, Adriano allora intanto in live si stanno in chat si stanno struggendo per il fatto che non potranno più assistere a opinioni pericolose ma è d'altronde così dobbiamo, dobbiamo far risalire un po' di hype evolversi no? quando... o morire esatto esatto bravo <ride> e allora qual è l'opinione pericolosa di oggi la porta è il nostro Giorgio Power allora per, però c'è una premessa che dobbiamo fare ok già eh, cioè che mette le mani avanti eh. eh. ah, c'è sì, paura Yeah. Allora, per forza, per forza c'è da fare una premessa, per prima cosa dovete apprezzare il fatto che stiamo portando questa opinione, ci stiamo crocifiggendo in questo caso, per questa causa. E soprattutto vorrei dire che Jimmy, J-Taz, Jimmy Tights, come preferite chiamarlo, <ride> due, eccetera, cioè come preferite chiamarlo nel, da quello che voi vedete fuori, voi vedete Jimmy come una persona... è come... Un, uh, quei pandori ripieni al, uh, al pistacchio, no? Cioè, sempre più dolci, sempre più buoni. In verità, Jimmy è una persona okay. cattivissima. Uh, in, in cantina una, una miriade di bambini che fabbricano sì. felpe di Spider-Man, come quella che sta uh, vestendo Gianni sopra di me, per sì. esempio. Uh, parliamo anche di traffico d'organi, capo della mafia casamonica <ride> di Ostia. Guarda, Giorgio, dato certo, che l'hai certo. tirato fuori, cioè, è il io penso di dovervi far vedere la mia vera natura, perché io quando vado a parlare con i bambini, non sono così bello e carino e coccoloso, sono così. cioè <ride> Apro la Tra porta, e loro mi trovano così. Lì, quella felpa lì che hai indosso è perfetta per attirare persone. So, io li attiro e poi, altri, però. Sì. Aiuto, questo, per voi il nostro canale Twitch evolverà perché vi sarà bannato, è eh, questo banalmente è quello che succede, allora, <ride> ci distruciamo da, 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 da attirare i bambini in generale. Ci... Ragazzi dovete Con vedere tesa. Jimmy un pochino come Nixon, cioè giusto, <ride> comunque detto questo... Allora, Giorgio, ecco appunto, oh, uh, detto, prima detto, che ci bannino questo... veramente, vuoi raccontarci la tua opinione? Detto questo, opinione pericolosa che... Oh, uh, sì. uh, a cui ho parlato a Marco già svariate volte per dirgli, dovremmo fare, o dovevamo fare, fa, fidati, fidati. Così è No Way, Spider-Man, No Way Home è un film sopravvalutato. Oh mamma, Madonna, qui io, vabbè, allora, io sono abbastanza neutro rispetto a questo argomento. Però so che ci sono delle fazioni importanti già nei, non nel nostro ufficio. Quindi, capito, abbastanza. Si parla sì, del sì. film che ha fatto ripartire eh. i cinema nel mondo eh, sì, durante sì. la pandemia, è ancora in sala, Adriano. Ieri è sono in vedere. sala, è, è ancora in sala? Sì, 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 a voglia. Ma è programmato Tempo per i prossimi foglie. tipo dieci giorni, ancora. Eh. Eh. Allora, allora, io eh, intanto dobbiamo fare le squadre. per la prima cosa che dobbiamo fare sono le squadre, e poi facciamo il pronostico dopo aver <ride> individuato le squadre. Quindi, in difesa, abbiamo il nostro Giorgio, che appunto è che porta l'opinione. Io vorrei mettere in difesa insieme a lui per fare voglio proprio non voglio mettere troppo in difficoltà, voglio vedere una discussione di quelle interessanti, di quelle dove poi ci si anche ci si, ci si prende bene, quindi voglio mettere con lui Marco. Quindi Marco in difesa <ride> mentre dall'altra parte non <ride> Con Gianni. Gianni, che sospiro di Gianni. sollievo. Guarda, ti un'altra grazie. Devo seguire un attimo il, il flow che ha preso Giorgio a questo punto. Vai. <ride> che fai. Allora Gianni, anche tu devi metterti j Anni, Va può. bene, j. Anni, ah, lo, ah, faccio, ah, lo faccio. Ah, lo faccio, ah, lo faccio. Ah, ok, grazie. j Anni, Tra l'altro, a questo punto Giorgio dalla mia parte. E siamo pronti ragazzi, intanto io approfitto per ringraziare un po' di Sara. Aspetta, perché... aspetta, 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 lanciamo aspetta, il pronostico aspetta. a questo punto. Un okay. minuto di pronostico, secondo voi vincerà la difesa con l'opinione Spider-Man No Way Home è sopravvalutato, quindi difesa di Giorgio e Marco o vincerà l'accusa che dovrà smontare questa opinione di eh, Jay Tazze e J. Anni? Quindi votate pan, pan, pan. pronostico <ride> J. Anni. Durante il io sto no, cercando però dove si cambia Maria Non è capace fiore. tre pallini, tre pallini, comunque ragazzi vai, io ringrazio. I mister 87B che ha regalato un abbonamento a Princess Mas no, 6. Che... Ringrazio Wallox al settimo mese per il livello 1. Ringrazio Ici 92, livello 1, ringrazio Paolo TC per i 12, quindi un anno insieme. Burro e Silvia per i 18, mi piace molto questo nick. Eh, Leo Gab 99, Fraland Elisa, Lu... Elisa 13, Wangi, Lorenzo Torello, Schia 1983. Abezzi ragazzi, dall'inizio della live siete una marea, un fottio e quindi è veramente complesso eh, ringraziarvi tutti però grazie a tutti e tutte, spero che quello che poi vi diremo che faremo e come si evolverà questo canale Twitch nei prossimi mesi vi entusiasmerà tanto quanto vi ha entusiasmato quello che facciamo adesso ci siamo? ci siamo, io ci non stiamo. sto vedendo quanto manca il pronostico perché non lo sto vedendo in questo momento così finito questo... Ah, eh, da che parte adesso. sta andando? Marco, leggimi, leggimi il pronostico. Eh, aspetta che non vede, è sparito. Mi sono spariti i dettagli? Io sì, non lo mi vedo. Non sì. su Vedi i dettagli e sono spariti. Avete annullato, mi sa. Eh. Non lo so, va bene. Come annullato. Sì. No, eh, se sparisce, va Vediamo, chi vediamo chi adesso il buon Giacomo, se adesso il buon Giacomo <ride> ci manda come al solito lo screen. Eccolo, eccolo, eccolo ci manda lo screen. Di poco, di poco ragazzi, difesa a favore dell'opinione, quindi squadra Marco Giorgio 59% ah. mentre invece attacco mm. 41%. Quindi mm. okay. sì, mm. ok, la difesa però non di molto in realtà. dai, 125.000 punti canale giocati su di noi Giorgio, giusto per metterti un po' di ansia. Madonna. Ok Giorgio. Gioco da zero Giorgio, quindi Giorgio. come al solito, due giri di arringa, inizia la difesa e poi arringa finale. Giorgio, è il tuo turno. Inizio io? Sì. Come, come... Io voglio iniziare. Non come penso tutti, fanservice, eccetera, eccetera. Io voglio iniziare con una cosa. Lo Spider-Man di Tom Holland è uno Spider-Man che è idiota dall'inizio alla fine e ecco anche, fatto. e A anche. E anche negli altri film prende un cazzotto e fa e se le va la maschera così ogni volta la cosa più importante per i supereroi è l'anonimato a meno che non sei capitano america che vuoi portare la democrazia in afghanistan vietnam e dovunque va e dovunque vieni mandato dal presidente americano lui prende un cazzotto e fa voilà sono io così a ogni a cattivi amici a, a chiunque, cioè, nemmeno il peggio, cioè, sembra veramente scemo. E più scemo, cioè, non, è, non ha senso come cosa. Il supereroe, ovviamente, deve. Non lo so preservare il suo anonimato, io ne ho altre po' di cose da caricare. Eh. Non è vai, solo. Vai, no, no, vai, vai, eh, Giorgio, dinne io vi ricordo che dovete convincere me alla fine. Ok, eh. Asso... carico, carico a stecca E eh, allora vai, parliamo vai. in questo caso del multiverso. Utilizzato in una maniera orribile. Cioè, parliamo già di come, arri... Ragazzi, di come arrivano i vari Spider-Man. Che arrivano che sembrano come degli NPC, praticamente. Non si fanno domande, non si chiedono cose. Ah, arriva va ah, si sì, dai lo spawner arriva così arriva sto per <ride> arriva c'è cioè così eh entra, entra in quella. ciao raga no oh, che, <ride> che succede qua da posto vai la <ride> sai no, 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 ma... arriva, arriva così eh cioè arriva veramente succede questa cosa altra cosa altra cosa sembrava a un certo punto il film che sembrava un uh... avete presente quelli là tipo i uh, circoli degli alcolisti anonimi uguale c'è stava Tom Holland il Peter Parker quello principale così con tutti i cattivi che cercava di aiutarli tipo i tossici capito che cercava tipo di no, no la coca no te prego no le spade buono quelle sono andate fuori moda ora solo a Roma va <ride> così e io stavo e io stavo là e dicevo ma che è sta scena cioè che se ora ci pensate un'altra cosa ma quando gli attacca il pippone con la chiacchierata cioè tutto inizia dal pippone che gli attacca Tom Holland perché è un idiota perché con Dottor Strange che crea un bordello pensateci nasce tutto da quello e dal fatto che lui ogni cosa è ciao maschera via come perché e soprattutto la cosa del multiverso sono arrivati cinque stronzi alcuni cattivi alcuni no alcuni con problemi di droga di alcol e roba varia è vero perché è così è cioè quello che abbiamo visto e poi arrivano questi due spider man e il multiverso e poi se sta rompe tutto così io stavo là tipo Oh. Allora, diamo la parola al Jaytaz. Vai. Allora, provo a ricordarmi quello che hai detto, Giorgio. Se mai ripeti qualcosina? Su Molland mi... è un idiota iniziato. Ho segnato, mo... segnato tutto. La... Non ti preoccupare, ho segnato tutto. C'hai okay, gli appunti, ok. Su sì, Molland sì. è un idiota perché si leva la maschera. Allora, nel primo film, io non mi ricordo onestamente che lui levi la maschera. La leva, ma nel momento in cui è stato già scoperto, nel momento in cui sei scoperto, che ti frega? Cioè, non è che devi mantenere un'identità. L'avvoltoio lo scopre, sul ponte, Quando... zio, sul ponte. A un certo punto, la prima, mi pare che nel primo sto confondendo, forse Marco Cioni. Quale va ponte? Vai avanti, vai avanti. Allora, <ride> nel, punto, nel, primo, nel, nel primo c'è la scena in macchina in cui eh, Peter e la sua fidanzata di, dei tempi, lì, non, eh, Lisa P Liz, eh, Liz, Peter Liz. e Liz, Liz, Liz vanno alla, al ballo. Poi Liz scende e l'avvoltoio sì. parla con, con Peter e lì lo sono capiti che si sono sgamati in quel momento. Che gli frega la maschera o no? Cioè, tu dici quando vado ad attaccare il covo dell'avvoltoio e si vede che è lui, ma tanto già lo sa. Non ti sentiamo, Marco. No, no, Stavo commentando alla chat, ho sbagliato. Non c'è nessuno. Ah, ok, ok. Ma ci posso essere Telecamere. Ma no, Ma sto con cellulare. Oh, ma prendi moglie alieni Scusa, no, allora non si può interrompere Prendo un carico Ecco Vai. È ovvio che tutto è possibile. Ci può essere anche un satellite spia che sta là che ti guarda, però noi non lo vediamo. Non è, non è Se fosse così, allora, cioè, eh, eh, qualsiasi cosa è infattibile, Giorgio, se dobbiamo andare a pensare, ma sì, però, noi dobbiamo attenerci a quello che ci presentano, ok? Se ci presentano che nessun altro scopre nulla se non l'avvoltoio, dobbiamo fidarci di quello. È ovvio che tutto è possibile, sono d'accordo, però non se lo fanno vedere, eh, cioè, è così. Quindi questa è la prima cosa. Poi... Nel secondo film lui svera l'identità a chi ha misterio, ma non per colpa sua, è colpa di Nick Fury. Lui si fida di Nick Fury, che tra l'altro non è nemmeno Nick Fury, è eh, Talos, capo degli Skrull. Ma si è bloccato davvero? No, si è bloccato? non lo credo, secondo no, me. No, no, no. no, no se me è vero, ragazzi. No, no perché... secondo me si è bloccato, sì, sì, sì. No, Sarà no, vero. si è bloccato davvero, sì. magari è crashato. No, non <ride> non, non, non sì, sta chiudendo, gli occhi. No, no, non respira. Proviamo <ride> a toccarlo. No, <ride> Clippate, clippate. <ride> si, sì, clippate. Schermo, brutto. Sto rientrando. Oh, <ride> oddio, che bello. Gli devo mandare una foto di come si è frizzato. Però. Oddio, perché all'inizio pensavo lo facesse apposta, no? Per eh, sì, sì, sì. aspettiamo, aspettiamo. Attendiamo, che ritorni, attendiamo dai, se no si perde dei pezzi. Poi non riesce oh, a No, no, certo, certo. Parte. Comunque, uno dei più bei. <ride> ecco, è andato via. Uno dei più bei freeze frame della storia, direi. questo e, Mark, nel frattempo vuoi ringraziare qualcuno qualche abbonamento ah ma abbiamo spiegato i nuovi meccanismi li diremo dopo no del no canale, meccanismo nuovo no, non lo diciamo proprio ah. per adesso ah, non lo, lo, diciamo. Diciamo, ah. lo diciamo più avanti meccanismo segreto, meccanismo segreto. Meccanismo. Ah, io Quindi, a questo punto vabbè. ne approfitto per eh, cominciare a, dire, a replicare il programma nel senso tutte le persone sono arrivate eh. live adesso vi ricordo che Finito Opinioni pericolose durerà circa un'oretta verso le sette e un quarto, sette e mezza, ci facciamo uh, un momento in cui vi spiegheremo quale sarà la direzione che prenderà questo canale Twitch, che sarà molto diversa, ma molto fica. E... Abbiamo pensato a una se... Comunque ci vedremo due volte a settimana. No, video. non abbiamo detto che resta Roll and Movie una volta al mese. Eh? Resterà roll and movie una volta al mese perché ci divertiamo a farlo per il resto rivoluzioniamo un po' tutto non vi dirò altro adesso se no dopo non ho niente da dire eh, dopo questo momento verso Adriano Santucci che ora? verso le 8:20, meno 8 meno un quarto esatto si partirà con il commentary di, della finale di Sanremo avremo prima una tier list dei brani unita ai videoclip. Quindi commentiamo esatto. i videoclip e i brani. Nel momento in cui la Sling Dogs si inimicherà tutti i videomaker d'Italia. Eh, sì, sì. eh, no, solo il laboratorio d'alco TV come faccio, come, faccio entrare lei, Power. Faccio entrare questo. Power. vai sì. Eccolo. scusatemi ecco, ecco. ma Jimmy ha fatto qualche magumba strana sei come scappato tutto, è dai malvagio. sei scappato sei fatto da qualche suggerimento da qualcuno per rispondere eh? quello malvagio è Jimmy ragazzi perché ah, io ti... ha fatto pure ho fatto, il il fatto bici, fuori l'ho <ride> esatto. capo di casa Monica. Allora, riprendiamo, riprendiamo. Tutto è arrivato di, di ascolto. Cosa hai sentito? Eh, ero arrivato Allora, stavi dicendo che nessuno. vabbè, se, Ipoteticamente, satelliti, roba varia. Ah, Dicevo, ci dobbiamo attenzione quello... poco fa. Eh? Eh, se ne così, così esatto, ragazzi. Io voglio i meme su Giorgio, Power così vi prego. <ride> Vabbè, vai, che vai, sciamo... vai, Jimmy. dicevo: Dicevo che ci dobbiamo attenere. Cioè, tutto è possibile. Io sono team, tutto è possibile. Cioè, fino a che non, non c'è un qualcosa che mi dimostra che un qualcosa non è possibile, qualsiasi cosa è plausibile. E va bene così. Però, poi mm. dobbiamo anche attenerci a quel che ci presentano. Se loro ci presentano mm. la situazione in cui eh, lui sta senza maschera e l'unico mm. che lo scopre, tra virgolette, è l'avvoltoio, anche se l'aveva già scoperto, a posto. Cioè, che gli dobbiamo dire? Eh, sì, qualcun altro poteva vederlo. Sì, magari qualcuno l'ha visto, però non ce lo fanno vedere. Non, non dicono nulla. Eh... Allora. Andiamo hai al. Conc succo. Hai concluso? No hai way conc home. concluso un. La risposta, un, a quella là? Sì, è anche. Ah, dicevo, nel, in Far From Home, uguale. In Far From Home non è che lui svela l'identità a qualcuno. La svela a misterio, nemmeno per sua scelta, ma per scelta indiretta di Nick Fury. Che gli dice, guarda, di questa persona ti puoi fidare. È Nick Fury, che poi non era Nick Fury. Ma era un, un coso. Un, uno Skrull. Skrull. Beh, ma Nicchia è una persona di cui si deve fidare, scusami. È là, cioè. Parlare? No, prendo... adesso la, la facciamo interrompere Jay e poi va, tocca a Marco Malvaglio. No, devi, devi, Quindi, devi scusate, finire, interrompere, va, terminare Scusa, devi, eh, terminare devi, 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 che devi, 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 home che gli frega delle devi, devi, eh, persone no. più. Cioè, non, persona più, persona meno. È andata in diretta mondiale. Quindi là non, non penso che ci sia da discutere a riguardo. Cioè, lui per dire: Mi ricordo se vedevo già nei trailer. Quando va al fist da zia Mei. Lui entra. Eh, per chiedere dove si trova zia mei. E non è che entra come Spider-Man. Entra, si leva la maschera e dice: Tipo: Ehi, guarda, sono Peter Parker. Il nipote di zia Mei. Dov'è zia Mei? E quello è il concetto. perché ormai tutti sanno: quindi, che gli frega? Non serve. Eh. Cioè... Allora, vai, prima vai. di dare la parola a Marco, io vorrei un attimo capire, mi spiegate meglio, Lo, vi rivolgo a tutti dopo, quando ritocca a voi, questa questione delle identità. Non ho capito bene. Allora, il allora, ah, io, quindi Marco, io, vai. Tocca a me. Io sento, ragazzi, che stiamo un po' perdendo il focus. Cioè, ok, identità, ok, Tom Holland, Spider-Man, mediocre, va benissimo. Focalizziamoci su No Way Home come film. Perché è un film, No Way Home. Io, quando sono uscito dalla sala, ho detto questa frase. A Gianni, cioè Gianni è stato con me, ma lo sa. Ho detto: è stata la prima volta in cui mi è sembrato di vedere di vedere in, in, al cinema un fumetto dell'uomo ragno. Ora che per i fan dell'uomo ragno è un enorme complimento alla pellicola. Per la narrativa in generale, non lo è, perché tendenzialmente il fumetto di Spider-Man ha al in suo interno una serie di enormi ingenuità che questo film. Non, cioè, ci regala costantemente. Partiamo, Adriano Santucci. Eh, questo film ha avuto estremo <ride> successo. Questo film ha avuto estremo successo per uno e un solo motivo, che purtroppo dovrò dirlo qui e ora, è eh. eh, l'utilizzo dei due Spider-Man vecchi. Cioè, cosa hanno fatto? Hanno sfruttato il multiverso, che è la possibilità all'interno della Marvel già esiste nei fumetti di unire più universi, quindi realtà parallele in cui ci sta uno Spider-Man che può essere di colore, uno Spider-Man che può essere donna, in questo caso hanno detto: Sai che c'è? Gli Spider-Man di Sam Raimi e quelli, eh, quelli successivi di Andrew Garfield. Uh, sono degli Spider-Man alternativi quindi in questo film in cui c'è il multiverso li, li ritiriamo in ballo ma e è vero, non... io, siccome sono io sono fermo ai tre di Sam Raimi quindi poi eh. dopo no, ma è vero sì. che hanno messo in scena il famoso meme di dei tre che si sì, indica esatto. sì, sì, esatto. sì, esatto. che cazzo state a dire eh, sì. Sì, fatto, fatto, so la, scusa Adriano io ti chiederei questa roba di non considerarmi troppo come tempistica che così ti spiegavo un po' il contesto Vabbè, altrimenti vai. non un cazzo <coughs> quindi qual è il problema? è che anche io in sala Prestavo attenzione al fatto che eh, ci sta, sapevo perché poi lato marketing è uscito fuori, quindi la gente se l'aspettava che ci sarebbe stato il momento in cui avrebbero unito i tre Spider-Man, e quel momento è perfetto: è fatto benissimo, è sceneggiato in maniera pazzesca perché i tre Spider-Man si interrelazionano tra loro in maniera incredibile. Il problema qual è? È che è un film che va in sala e ragazzi ha una sceneggiatura che fa acqua. Dalla base, il presupposto da, cu da, da cui questo film parte è una boiata allucinante. Il che vuol dire non che sia un brutto film, ma che sia sopravvalutato. Perché se tu oggi parli, io abbiamo fatto un sondaggio: Spider-Man Way, è, so è sopravvalutato tutti quanti hanno detto no, sul gruppo Telegram degli abbonati. Questo perché, ovviamente, il fanservice ti porta lontano dai difetti del film. di allora, sceneggiatura. Gianni, non puoi non dirmi che il fatto che arrivi Peter Parker dallo stregone supremo, a, a Adriano, stregone supremo dell'universo Marvel, e gli dice, oh, aiutami a fare in modo che tutti si che io, dimentichino che io sono Spider-Man, lui dice, ok, ti aiuterò, nonostante sia stato messo in guardia che stava facendo, dei, che poteva fare dei casini, comincia a fare l'incantesimo e nel frattempo Tom Holland gli dice, no, però aspetta, fai che se lo dimenticano tutti tranne mia, la mia ragazza e lui fa ok allora lo rifaccio. Poi fa no però aspetta, fai che se lo dimenticano tutti tranne la mia non ragazza. Una e gag. Mia... No, è così. Sì. Tranne la mia ragazza. È così è così davvero, è così. E, e mia zia. E allora il stregone supremo fa mannaggia, però, però de devo rifarlo ce da ce capo. Pure, allora la poi fa, esatto, pure. no aspetta, però poi c'è anche Ned, il mio amico, quindi facciamo che se lo dimenticano tutti tranne mia zia, la mia Li ragazza. Mi avrà menato lo stregone alla fine, spero. l'incantesimo viene male e aspetta, quindi che succede. Esatto. E cosa succede? Questo è incantesimo che viene male perché lui si è distratto, bam, rompe la realtà, multiverso, così di botto arrivano i cattivoni dagli altri universi, quindi ritirano fuori il Dottor Octopus di Sam Raimi, ritirano fuori tutta gente che arriva così, a casaccio, Goblin, perché ha sbagliato l'incantesimo. Presupposto è tipo quando in Ghostbusters in esplode la trappola... Sì, sì e escono ragazzi, fuori tutti i fantasmi. È eh, un presupposto guardi. mega ingenuo e mega poco credibile. Altro elemento di sceneggiatura, ragazzi. E poi che concludi, è po eh? concludo, poi perché, concludi. perché poi questa era diciamo, il mio, la mia arringa sulla scrittura. C'è un elemento portante questa. nella scrittura di questo film che porta avanti la trama in maniera fondamentale, perché è l'elemento che permette ai due Spider-Man di arrivare nel nostro universo. Ed è una puttanata atroce. Che succede? L'amico di Peter Parker, Ad una vero persona vero. normalissima, Adrià, un, un passante, leggermente sovrappeso, basta, che non è nessun altro, è il, buddy, è il buddy sulla sedia, cioè proprio l'amico sulla sedia e basta. Il si tipo mette, sulla sedia. Il tipo sulla sedia. Si mette una, uno strumento del Doctor Strange, che, okay, che, che, che ha trovato in casa di Doctor Strange, e completamente a caso dice... Mia nonna lo diceva che io sono un po' un maghetto. Comincia a fare così, apre un portale intradimensionale e gli Spider-Man escono da e arrivano grazie a lui. Sì, Ma come esce? La trama. Sì, ma lascia perdere no? come. Cioè, Tu hai l'elemento fondamentale. Però, se la, la nonna gliel'aveva detto, hai l'elemento fondamentale della trama del film <ride> di questo Pischello che a caso si infila un elemento magico, fa così e apre un portale. È una cosa veramente senza alcun senso e io me la collo. Comunque mi la... ricorda qualcos'altro. Uno che si mette una roba al dito fa così e si apre qualcosa, un'enorme stressata, mi ricorda. Quindi, grazie, Marco... la legatura di questo film è mal congegnata. Poi il, fa il fanservice ci aiuta a dimenticarcene, ma è mal congegnata, Gianni. Mm. Eh. Allora uh, come Marco Cioni io ti voglio dare un attimo di contesto perché nessuno ti ha raccontato questo film Allora il film inizia con l'identità di Peter Parker che viene svelata Quindi c'è J. Jonah Jameson al telegiornale che dice sappiamo chi è Spider-Man Spider-Man è Peter Parker E quindi tutte le persone adesso iniziano a crearsi all'interno proprio della società una spaccatura delle fazioni Chi è contro Spider-Man perché lo vede come un vigilante e chi invece è pro Spider-Man di fatto, il problema di fondo è che Peter Parker non riesce più a vivere perché lui manteneva proprio l'identità segreta per riuscire a condurre una vita quantomeno normale, sai? E quindi, che cosa succede? Che lui va dal dottor Strange e dice: Senti, c'è un modo per riuscire a risolvere questo problema, fare in modo che le persone possano dimenticare questa cosa? Dottor Strange decide di aiutarlo. L'incantesimo va male. Detto. Sì, no, volevo, volevo, racconta sta volevo raccontare sta volevo fare il riassuntone, riassuntone sta per Adriano assuntone. perché non l'ho mai visto eh... sta, sta, sta. Quindi va male l'incantesimo, iniziano ad arrivare, eh, a causa dell'incantesimo che va male non è che c'è una spaccatura dei multiversi Di base l'incantesimo era far dimenticare a tutte le persone che conoscono Peter Parker come Spider-Man questa cosa qui Ok, quindi tutte le persone che sanno che Peter Parker è Spider-Man devono dimenticarsi di questa cosa. Questa è la base dell'incantesimo. Che okay. cosa succede? Che a causa che questo incantesimo va male, tutte le persone che conoscono l'identità di Spider-Man negli altri multiversi vengono ad invadere l'universo che noi conosciamo. L'universo di Tom Holland, non so se è chiaro. No, è chiaro, non ho capito perché, però va bene. Lo, lo, lo fanno perché loro sì. credono che lo Spider-Man di Tom Holland sia lo Spider-Man che combattevano nel loro universo. È ah, chiaro? Okay. ok, ok. Detto ciò, poi abbiamo l'ingresso degli, degli altri due Spider-Man. Non è che entrano casualmente perché quello fa così. Loro finiscono nell'universo di Tom Holland perché anche loro sanno che Peter Parker è Spider-Man, visto che loro sono Peter Parker. E quindi semplicemente questa persona che dice Marco, un po' sovrappeso, questo tipo sulla sedia, riesce ad aprire dei portali, ma non dei portali che vanno nel multiverso, ma semplicemente che si vedono che stavano a New York, nella New York ah, tipo zio, Scusate, Scusatemi, no, ho sbagliato. Eh, scusami, non apre eh, un portale eh, interdimensionale, allora, va bene apre un portale nella stessa dimensione, okay. però una persona che non è un mago. Ok, Perfetto. finito recap, finito okay. recap. Uh, quindi adesso inizio la ringa. Caro Giorgio, io ti voglio dire una cosa. Tu hai ragione su questa cosa dell'identità, ma proprio adesso perché hai tutti ragione. Tutti. No, 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 no questa cosa dell'identità no, Jimmy non lo conosco così bene. Questa cosa dell'identità, c'hai ragione, ma è proprio questo il problema. Perché nello Spider-Man di Dito Mollin Dito è sempre giustificato il motivo per cui l'identità sua viene scoperta. Sai in quale film non veniva mai giustificata? Nei film di Sam Raimi, lui arriva. Guardali tutti, dal primo al terzo, lui arriva e si toglie la maschera. Tant'è che tutti i cattivi di Sam Raimi stanno all'interno di questo film, perché tutti scoprono chi è uh, Spider-Man. E lo scoprono in maniera stupidissima, se ti ricordi. Se ti ricordi il dottor Octopus, arriva lui. dottore Octopus, allora dobbiamo fare questa cosa qui. E mi dici, ma scusa, ma allora sei coglione. Cioè, capisci qual è il problema? Secondo me la forza di questo film, e per cui io dico che non è sopravvalutato, è perché... Ha ah, la grandezza di avere una dinamica che noi abbiamo studiato molto a fondo: la dinamica della nostalgia. Questo film è un film che non è semplicemente fanservice, è un atto d'amore nei confronti del personaggio. Spider-Man è, in prima istanza, questo Spider-Man che stiamo vedendo adesso. E qual è la lezione più bella che ci dà questo film? La lezione più bella è che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Non significa fare solamente la cosa giusta, ma significa essere in grado di scegliere e fare la cosa meno conveniente. Perché che cosa? Sulla succede? la sceneggiatura, rispondi. Ah, adesso rispondo fare... anche sulla sceneggiatura. Come mai cosa... letto era lì, Gianni? Aspetta. Dici, scusa, Con... Concludi, Gianni, perché poi facciamo il secondo giro. No, ma però sei curioso che Gianni rispondesse a questo. Okay. Okay. Eh, vabbè, okay, allora vai è eh, un attimo, allora la quindi stavo, stavo dicendo, posso finire un attimo questo no, discorso, poi parliamo un attimo della sceneggiatura e ehm, quindi stavo dicendo il grande potere è un deriva da grandi responsabilità significa che non vai a fare la cosa solamente più giusta, ma la cosa non conveniente all'interno di questo film, Adriano Spider-Man, nonostante si ritrovi tutti questi cattivi, non decide semplicemente di rimandarli indietro, perché potrebbe farlo in un secondo ma decide di aiutarli e questo è l'insegnamento più bello di Spider-Man. Spider-Man non uccide, ragazzi. Non è lo Spider-Man che abbiamo imparato a conoscere nei, nei film di Sam Raimi. Nei film di Sam Raimi lui li uccide i criminali senza pietà. Spider-Man nei ah, fumetti non scuole. lo fa. È una, è una delle. Prime cose che dicono all'interno del film dei, dei, dei fumetti di Spider-Man. Parliamo della sceneggiatura velocemente. Questa sceneggiatura è una domanda è di Electro. Eh sì, è, è un, un momento, tempo. Marco. Però è no. un momento. <ride> <ride> perché stai, ci stai eh. girando intorno. No, no ci sto. Ci sto finendo un discorso che tu, tu mi hai interrotto. Porca dai, miseria. Dai. Ti, ti spiego la cosa di Electro, che molti non hanno colto. In Molto. realtà, molti, molti, molti. Con, in realtà, no, lui lo dice. Di lui spiegagli perché, perché, dice, spiegagli eh, perché allora eh, ho capito Marco, ma devo spiegare troppe cose. Vabbè, no? sei... non è che dovete spiegare. Ti stiamo troppo. dando tempo allora, comunque. Allora, Vai. ok, ok. Allora, nella uh, versione di, uh, di Amazing Spider-Man 2 ci sta un cantivo che si chiama Electro, ok? Che ritorna anche in questo film. All'interno del film però che noi abbiamo visto, cioè di Amazing Spider-Man 2, lui era l'unico che non conosceva l'identità di Spider-Man. ok? E quindi, quindi non avrebbe potuto essere... Quindi in, non avrebbe, film. in teoria non avrebbe potuto essere all'interno di questo film. Perché solo i cattivi chiaro. che conoscevano chi era Spider-Man potevano essere questo qui. Questo l'avevo capito. Okay. Nonostante ti dico che è vero che questo, c'è cioè questo buco barra forzatura di sceneggiatura, ti dico che allo stesso tempo un po' viene giustificata questa cosa perché c'è un certo punto lui che dice: Io stavo immagazzinando energia, stavo assorbendo una quantità di dati e mi sono trovato qui. È molto facile che lui, proprio perché stava assorbendo, perché praticamente nel film di The Amazing Spider-Man, lui viene distrutto. Attraverso l'assorbimento di una quantità eccessiva di dati, mm, sì. e eh, zio, ma io, tu, mi hai chiesto, tu mi hai chiesto di darti una spiegazione della scena. La risposta sarebbe posso... stata no, no, un buco aspetta. di trama. Aspetta, buco di aspetta. Posso, dire, po posso, no. posso dire quest'ultima cosa? Concludi, La, sceneggiatura... Poi. Sì, sì, La sceneggiatura ha molti difetti, è vero, e io lo riconosco in primis, ma ha un enorme pregio. L'enorme pregio è quello di innanzitutto analizzare a fondo un personaggio perché per quanto potete dire che ci sono gli altri Spider-Man, questo è un film dello Spider-Man di Tom Holland e c'è poco da fare su questo. E sì. soprattutto c'è una critica velatissima, ma molto incisiva nei confronti della pena di morte, perché lui ma non ma sceglie di fanco, uccidere quelle vero, persone. Eh? Eh, perché praticamente Adriano, devi sapere che se lui li avesse rimandati indietro, loro eh. sarebbero morti, ok? Mm. Invece se li lo... tiene Invece lui decide di aiutarli, di, far, di trovare un modo per evitare che possano tornare, tra virgolette, rotti, di evitare che loro possano tornare cattivi in quell'universo e salvarsi. E questa è una cosa fichissima, ragazzi, ci, ci sono molte cose. E questa io, è una critica alla pena di morte. E certo, è una critica alla pena di morte, ma no ragazzi, è una bellissima critica alla pena di morte. Grazie Gianni. Marco, prima eh, di ricominciare, pure. vuoi fare dei ringraziamenti? Vuoi leggere qualche nome, qualche Voglio abbonamento? Ringraziare qualche... Gianni per averci mostrato Gianni. che è possibile arrampicarsi sugli specchi. Grazie. <ride> grazie, Gianni. Continua a seguire. <ride> eh, grazie mille, Gianni, per avercelo detto. Ringrazio Lisa Mori che ha regalato 5 abbonamenti 10 minuti fa. Grazie mille. Cat Nuni che si è regalato un abbonamento di livello 1 a Jenny Boss, un pizzalone che torna con noi e, e quindi si abbona per un anno di fila. Eh, official, official ISKR, Tom Paul, D'Arteo, eh, Itaci lo sa, Ar, airteminal Comunque poi devo prendere i pezzi da airteminal. Giorgio. sì, devo riprendere i pezzi da Giorgio su, su leggere i nick. Airtemina. E lui lo fa. In maniera pazzesca, io vedo le sue live e lui reppa quando legge i MIC. Ringrazio, Zitta, Godzilla, e... vabbè, ric bacio. ricominciamo. E... Giorgio, puoi rispondere ovviamente a tutto quello che è stato detto o portare altre cose per la discussione? Allora, la discussione. che sia una critica alla pena di morte, dico proprio non c'entra, una mazza, tutta questa no. cosa. questa era solamente per dire alla gente: a ragazzi, sballate. È cala discoteca, secondo me. <ride> Secondo me era così, l'idea era: ragazzi, famo sballare. Ma sì, butta Andrew Gal, butta tutti, mamma mia, una bomba, vieni, poi ci indastra Ma buttaci da De Devil che abbiamo chiuso? vabbè bene, richiappa, lo dai, ma che te frega, poraccio Quello, non sta più girare niente. Ripiano un secondo, low budget. Poi Venom, ci attaccamo pure. Venom, regà, perché così facciamo Venom con lo Spider-Man di Andrew Garfield. Perché se si, si rivede in Venom 1 o 2, non ricordo che c'è Andrew Garfield che entra in un grocery store. Non so se l'avete mai vista quella scena. Sì, sì, sì. Quindi, ma quello per carità mi piacerebbe. Dà, 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 dà. Vabbè, ma è un montaggio. Quello che dici, te è un montaggio. È un montaggio, davvero? Ci ho, eh sì, ho, ma... ho creduto. No, no, no ma è una scena okay. di The Amazing Spider-Man 1 montata con Venom. 1. No, no, ci avevo creduto, ci creduto. Fermati, ci avevo creduto. <ride> stavo già volando. Comunque io è questo il punto del film, Adriano: è questo: farti, farti pensare che potrebbe succedere qualcosa. Che non e invece, non succede niente, perché alla fine ci ritroviamo il vero Spider-Man alla fine del film che è quello che credo che tutti vogliamo vedere cioè lo Spider-Man che inizia come uno sfigato di merda che si deve cercare lavoro non c'ha una ragazza non, non sa che minchia fare col costume che si è cucito da solo e tutto il resto mentre invece in questo film cioè per carità per arrivarci a questo punto ci sono una marea di problemi e di cazzate che fa secondo me il protagonista che lo porta poi a alla chiusura, che è quella la cosa sbagliata, secondo me. Cioè, quello è il vero problema che il film è pieno, secondo me, di um, non di bug di trama, ma di escamotage o di Deus ex machina, se vogliamo dire. Pure come trova le cure e così via, è pieno sì. di Deus ex machina. Tre ne minuti per trovare le cure. Oh, due secondi, tu. cioè velocissimo. I film vecchi non ce la sì, io Scusami, Però, scusatemi, è questa è una questione di tecnologia, e lo dicono. Certo, va bene. Aspetta il tuo turno È una critica alla tecnologia della pena di morte. Certo, ma cacchè, Marco. <ride> 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 però quello che dico io è che non puoi fare un film del genere. Solamente, cioè, cercando delle, cioè, delle scusanti in questo caso a qualsiasi cosa succede per mandarlo poi al finale di Bella. Avete visto questi? Ciao, beccate le Spider-Man. Ora è, è stato così, sì, sì, Jay. Jay, Taz. Allora mi sono segnato un pochettino le cose che avete detto da prima perché volevo, volevo rispondere. Allora partiamo dal, dal fanservice. Dal fanservice, io sono, io sono, io riconosco, l'ho detto fin, da, fin dall'inizio, riconosco delle problematiche che ha il film, dei buchi, perché esistono, ma in qualsiasi film possono esistere, possono essere più grandi più piccoli, più palesi, più meno palesi dipende, vabbè, però secondo me il punto da, cioè per me è eh, non è una questione di il fanservice non fa dire alle persone Che cioè, la, la questione che tu avevi detto Marco del eh, del sondaggio, no? Che tutti hanno detto non è sopravvalutato e secondo me è semplicemente un bilanciamento, nel senso tu metti sulla bilancia due cose eh, l'emozione, l'amore che provi per quel film, quello che ti ha fatto provare, come è stata l'esperienza, anche il viaggio che c'è stato per arrivare a questo film, perché io non ho mai visto una cosa del genere per, per un film, io non ho mai visto i siti di, eh, di cinema in Italia crashare in Italia, mai. Quindi c'era una cosa gigante dietro, dietro questo film. E bilanciare una cosa del genere gigantesca, che appunto tuttora va al cinema, eccetera, eccetera, bilanciarlo con i problemi che può avere il film. Cioè, su me l'importante in ciò è dire, ha questi problemi, riconosco che ci sono, però onestamente dico, Sti cazzi, avrei voluto che non ci fossero stati, sì, chiaramente avrei voluto un film che mi facesse emozionare, un film che fosse perfetto e non avesse buchi. Non è così, purtroppo non è così, magari in futuro sarà così, però rimane il fatto che quel che mi ha fatto provare prevale su tutto. E Quindi, quindi tu può dici essere... Sì... Non è sopravvalutato perché il lato emotivo comunque ha dato tanto, nonostante... Sì, tanto. Problemi. Veramente tanto, anche perché prendi un personaggio che, vabbè, di base è popolarissimo. Ma unisci. Magari non è che. Cioè, potresti anche fare sotto un certo punto di vista più di Endgame. Perché endgame eh, sono tanti personaggi, sono più personaggi di quelli che vediamo in Spider-Man. Però sono dieci anni di storia. E, e sono tante cose diverse. Cioè, tu puoi beccare i fan di tutto. Invece, qua tu becchi solo i fan di Spider-Man. Ma becchi i fan di Spider-Man e anche un po' in generale dei superiori da vent'anni. Cioè, senza Sam Raimi, senza i film di Raimi, non probabilmente i, i che non sarebbero andati. Così bene come sono andati, cioè non ci sarebbero stati che ne so, gli X-Men e poi tutto quello che è arrivato dopo. E quindi tu riunisci tutto quello, tutti i fan dei vecchi Spider-Man, che si era Imi, da amazing, tutti insieme. Secondo me è una cosa gigantesca. E poi non bisogna dire che non ci siano gli errori, per me ci sono delle cose un po' mh. però nel bilanciamento complessivo io dico: Vivo, cioè le lascio là e. e le accetto. Okay. Non lo so, okay. è così poi. Per quanto riguarda vai, Ned, vai. Ned, che è un tizio a caso, come hai detto te, Marco, e, e diventa uno stregone. Ma il concetto qual è che anche in Doctor Strange, non è che ci presentano qualche caratteristica particolare per la quale uno può essere o non può essere stregone. Tutti possono esserlo. E la base della prima: si allena per mesi. Si allena per mesi, ma perché lui non ci crede. Lui non ci crede, lui, lui, a differenza degli altri, cioè qua, quando fanno vedere la scena in cui lui sta a destra per aprire il portale, ci sono altre 20 persone, qui li fanno così e aprono, è ovvio che non sappiamo quanto tempo è passato da... per quando loro fanno così, però tutti lo fanno tranne lui, perché? Perché lui non ci crede, non crede di essere in grado, perché crede che il suo problema siano le mani, poi arriva eh, l'antico che gli fa vedere che c'è un maestro, senza le mani, entrambe, non ce le ha, e comunque ci riesce, lui in quel momento... Ci continua, cioè ci, eh, ci inizia un pochettino di più a credere. Poi viene mandato sull'Himalaya, eccetera, eccetera. E ci riesce. Il a punto fai. è che, do, eh beh, ci riesce là sull'Himalaya. Lo apre il, il portale sì, e torna dietro. Guarda, una gemma e... dell'infinito guarda un cazzo di libro Dottor Strange, ah, ti prego, ma ti beh, prego. Ma infatti, non è credibile. Andiamo avanti. Beh, però, la critica, cioè, nel senso, stiamo parlando di un film di fantasia. Cioè, a un certo punto non è che dove, non, non ci possiamo confrontare con il mondo reale, penso. E nella dinamica di Ned, secondo me, il concetto qual è? Che proprio perché tu devi credere nella magia, era come quella frase là eh, di, di Peter Pan, Pan. Io credo fate, nelle fate, io credo Pan. nelle fate. Eh, esatto, è quello. È quello, quello che devo farlo io al cinema, capisci? No! Perché? No, è Ned, Ned, nel suo mondo, nel suo mondo, lui già è uno che gli piacciono queste cose, si casa e tutto, lui conosce Doctor Strange, sa che gli stregoni esistono, sa che la magia esiste, e lui dice, boh, lo faccio, cioè, ma poi l'ha fatto a caso, eh, non è che si è messo là, gli è uscito fuori a caso, beh, ma è un, è un talento, evidentemente, cioè, se ce lo presentano così, è quello che diceva prima Giorgio, tutto è possibile, eh? può essere una cazzata. Boh, sì. Però no, no, no. se ce lo presentano così, ci presentano che lui. Eh, comunque sappiamo che lui ci crede, sappiamo che nel mondo esistono. E non è che ci dicono: «Va, tu per diventare stregone, aprire un portale. Perché poi non è che sta facendo chissà chi è. Eh. Sta facendo così, non c'è un incantesimo né altro. È quell'oggettino. Vabbè, eh è come dire: eh, che tu prendi un fucile in mano, non sarei mai un cecchino, però comunque riesci a sparare, è ovvio. È eh, un oggettino che fai così, non mi sembra una cosa complessa, e poi l'effetto no. magico. Che vai a beccare Tomol. Vai a beccare il punto esatto in cui sono i due spider. -Man. Tu cerchi e tu cerchi ma lui Peter cosa dice, eh? lui in quel momento Mannaggia. dice: cerco Peter. Ho capito, vabbè, eh, beh, ma vinto zio. Eh vabbè, però funziona. infatti la chiave sta nel capire se eh, cioè, tutto puoi fare nei film perché si chiama fantasia. Ma il punto è se riesci a renderlo credibile all'interno della sceneggiatura che mi stai portando. Questa per me, quello, personalmente io quella cosa la ritengo credibile. La potevano fare in modo diverso. Ad, ad, perché poi, magari, ad esempio, questa cosa di Ned, teoricamente, è. Un, un problema eh, legato al um, come dire, al, um, al business del mondo reale perché? perché Ned non avrebbe dovuto fare quella cosa, eh, loro sarebbero dovuti arrivare lì grazie ad America Chavez che è un personaggio che sarà in Doctor Strange 2 perché Doctor Strange 2 sarebbe dovuto uscire prima purtroppo non è andata così quindi la sceneggiatura l'hanno modificata e quindi, quindi anche quello bisogna che è una pezza messa lì è una pezza messa lì però è una pezza che funziona quando tocca a me, Marco, non interrompo, esatto. Concludi riguardo a riguardo quello che dicevi tu, Giorgio. Del siamo arrivati finalmente allo Spider-Man. Ok, siamo arrivati finalmente allo Spider-Man che tutti vogliono vedere da solo. Eh, non deve pagare la bolletta, sfigato. eccetera, eccetera. Eh. è il punto: qual è? È che secondo me, eh, nel senso, era quello l'obiettivo fin dall'inizio era il non raccontare subito la stessa storia che era già stata fatta, cioè The Amazing Spider-Man racconta la stessa storia di Spider-Man, di, di, di Raimi, ovviamente diversa, eh, cattivi diversi, fidanzate diverse eccetera eccetera, però è subito lo Spider-Man, è il Peter Parker che sta al liceo, finisce subito il liceo perché in entrambi si vanno a diplomare e sono già tra virgolette adulti, ok? e poi ad esempio um, Toby McQuadra trova un po' più avanti paga l'affitto e cose varie Andrew Garfield ancora, ancora no però sarebbe stata la stessa cosa cioè probabilmente se l'avessero fatto noi avremmo detto che palle è la stessa roba invece qua fanno vedere un qualcosa di diverso e arrivano là e poi ecco, per il fatto che fa gli errori che è stupido è adolescente cioè ma anche, ma anche se uno ha 50 anni può sbagliare e fare cazzate. A maggior ragione, se sei più piccolo, fai cazzate. È farti vedere che lui fa cazzate. E prima non veniva fatto vedere. È farti vedere anche per la prima volta nell'MCU un personaggio giovane, bambino, il primo degli Young Avengers. E il fatto anche che c'ha sempre il mentore. Sì e no, cioè, alla fine, quando sconfigge eh, l'avvoltoio, lo fa da solo, non ha la tuta. Ok, magari ce l'aveva all'inizio, ma poi Tony Stark gli la leva. Nel secondo film, quando poi affronta Mysterio, alla fine lo fa da solo. E ci stavano i droni, ma i droni erano schierati contro di lui. Quindi, cos'è che fa? Certo, si, si presenta come ho degli alleati, però, in verità, alla fine di tutto, riesce a fare tutto da solo. E il fatto che lui ha degli alleati, è proprio, secondo me, per presentarti la prima idea del, di un Avengers giovane, di un eroe giovane bambino. Cioè, bambino, tra virgolette, però, uno dei primi giovani, che poi adesso arriveranno con altre cose, pure. e Questo è, è claro. uguale la tecnologia. La tecnologia che avanza lì per le cure. È quella, la cioè la tecnologia che avanza per le cure. È... Alla fine Tony Stark inventa 10.000 cose. Quel coso. Quel coso, magari, è un po' un Deus Ex Machina. Quel. quel uh, il però te lo presenti cioè, conosciamo le, le, quello ci che ci ha credi, fatto Tony, Tony Stark, Stark inventa qualsiasi è cosa. plausibile nel nostro, in quel mondo lì è plausibile che ci sia un oggetto che fa tutto posso? Marco vai. Cioni vai allora non so se ti re sei reso conto Jimmy di quanti Deus Ex Machina hai nominato mentre parlavi c'è cioè, il, cioè il Deus Ex Machina di Ned che dici è, è plausibile. Già il fatto che tu debba dire è plausibile, così vuol dire. Ah, perché tu mi dici che non è plausibile, ti è che è plausibile. Perché ovviamente, quando se io allora io sono veramente in fissa con Spider-Man seduto a godermi un film. Se io arrivo a pensare che quella roba è a storcere un po' il naso e fare mm, vuol dire che comunque una persona media di Patrimo Santucci lì direbbe: questa è una cazzata. Quindi, a parte questo vorrei riassumere <ride> tutta la parte della sceneggiatura con il commento di Giorgio in chat insomma è perfetto Se mi ha fatto tu, molto ridere perché tu, mi messo lui. Ha mi perché tu Jimmy hai, hai praticamente definito ah, sopra... ma... Adesso, tu hai definito sopravvalutato tu hai detto ha sicuramente dei difetti però hai definito sopravvalutato quindi sì, questo commento è perfetto, quindi l'avete letto, è ottimo. Allora, ma non, è la, molto... fatto, no, non, non è, è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ho riso tantissimo, io vi <ride> segnerò in ballo qui. Per... Ho, Vabbè, ho però ne, non vale come prova, ve eh. lo dico Marco, non, vi... non oh, verrà calcolato oh, come okay. prova. Eh, ho parlato della sceneggiatura, passo alla regia, perché secondo me l'altro enorme difetto di questo film è, è la regia. E, um, io ne ho discusso con Francesco e basta dei Jackal appena finito di vedere il film perché lui sta in fissa come me ne abbiamo parlato insieme e a parte a, a dire che eravamo tutti fomentati perché c'erano Tom, Tom Holland Andrew Garfield e Tommy Maguire la sua risposta è stata sto in fissa ma sono molto dispiaciuto per la pessima regia io, io, io gli ho chiesto delucidazione lui mi ha detto facci caso oh, pessima regia Francesco e basta sta in fissa quanto noi con Spider-Man pessima regia perché se pessima. voi ci fate caso questo film è un film d'azione in cui ci sono due scene d'azione due una che è tutta CGI che è quella là con il Doctor Strange sul treno e la seconda è quella sì. sul finale con gli Spider-Man. Cioè, non combatte mai sul ponte, non combatte mai nel ponte. Eh, nel... no, 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 nel no, senso, no, senso no, che a livello regista. Aspetta, ti sto dicendo. Perché il punto è che quello che diceva Francesco è che a mm. lui ha dato la percezione di una regia non da cinema, ma da serie TV legata a succede talmente tante cose, talmente tanti dialoghi. Devo farti capire talmente tante robe. Perché poi ovviamente. Il presupposto da cui devono partire loro è che sì, se arrivi lì sai tutto quello che devi sapere su tutti i vecchi Spider-Man, su tutto quanto, ma non per forza, quindi un minimo devono spiegartelo. Quindi stanno un sacco di tempo a parlare e registicamente, ragazzi, si sono persi per strada un sacco di roba. La scena finale, la scena finale è registicamente un campo e un controcampo con due pizze in faccia, il combattimento finale con Goblin sono due pizze in faccia. Adriano, sono loro sullo scudo che è stato montato sulla statua della libertà in onore di Capitan America è che è morto. morto. Cade lo scudo, loro combattono sullo scudo e sono letteralmente loro che si prendono a pugni. Fine, questo è il climax... questo, è il climax registico di questo film. Il allora, fatto cosa... sta. Fatto sta, scusa Giorgio e poi ti dico Che sì, sì, sì. la scena che tutti quanti mi nominano A livello di regia È la scena in cui Andrew Garfield Salva Zendaya Perché lì è il non plus ultra Registico Bella. perché è una scena Già girata praticamente mille volte Nella storia del cinema E fumetti, fumettisticamente già disegnata e vista E perché fa Pieno uso del fanservice A livello di regia questo film ragazzi manca Quindi c'è cioè, io sono d'accordo, io sto in fissa quanto voi, da utente di Spider-Man, da, da follower, da amante di Spider-Man, sono molto contento di questo film. Ma se mi devono mettere davanti un prodotto cinematografico e analizzarlo e dire questo film è un buon film? Io ti dico: no, ci sono tanti film migliori. Quindi, se poi la maggior parte della gente prende Spider-Man No Home come esempio di buon film, vuol dire che questo film è sopravvalutato. Punto. E... Vorrei aggiungere una cosa sulle parti di combattimento, perché uno potrebbe dire la parte contro Doc-Cock, la parte contro Electro, eccetera, eccetera, sono talmente veloci e sbrigative quelle sì, parti. Sì, che veramente... Cioè, è come se mancasse il... Aspetta, aspetta, il a, 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 Giorgio, tenitelo per la ringa finale. Ah, vai, vai, vai però, scusa, però. Vai, 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 dopo. Vai, vai, vai. Vai, Gianni. Sì, allora, lo dopo. io voglio innanzitutto dire, secondo me, questa... cioè definire questo termine di sopravvalutazione nel senso... Il, secondo scenario. me questo film no, 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 nel senso che secondo me mh, il, il focus è diverso perché nessuno credo che si os oserà mai dire che questo film è un cazzo di capolavoro mai visto. Ma perché questo? No, no, dire? Marco, ebbe, ebbe, allora la stessa cosa si può dire di Endgame. Ma perché ti dico questo? Infatti, perché sì, caro Adriano, sì. tu lo sai meglio di me. Questi film, innanzitutto, sono e l'abbiamo detto anche più volte all'interno di questo di questo format, sono dei grandi giocattoloni, quindi sono è sopravvalutato in che senso? È sopravvalutato perché è visto come uno dei migliori cinecomic dell'ultimo periodo, non perché è un capolavoro. Il problema che voi non avete mai analizzato, cari Giorgio e caro Marco, è il fomento del pubblico. Adrià, io ti assicuro, e Giovanni mi è testimone, se sta ascoltando, lo prego di entrare per confermare questa cosa che sto dicendo. No, ti prego. È, vero, è vero, non vi risentite. Però No, no, perché Giovanni ha staccato un altro computer. Dai, Hai eh, vinto, Dai. a dopo, Giovanni. Ho sconfitti i problemi. Io e Giovanni, insieme ad altre persone, l'abbiamo visto in sala. Adrià sembrava di stare allo stadio in curva. Le ma persone si alzavano Aspetta, Marca, fammi, fammi parlare. Eh, <ride> eh, cioè Non è possibile. Eh, allora, eh, stavo dicendo: eh, all'interno della sala sembrava di ritrovarsi allo stadio. Cioè, perché la gente reagiva in continuazione. Zio, la, la gente reagiva in continuazione. Io sono dovuto andarlo a vedere una seconda volta. Perché vo... alcuni dialoghi me li ero persi, perché la gente urlava si alzava, urlava, Adriana, È una cosa mai vista. Mai vista. Neanche per Endgame l'ho visto una cosa del genere. E quindi una cosa del genere. Io perché vi parlo di questa cosa qui? Perché il fattore emotivo è essenziale in un film. Prendete un film come Matrix 4. Non l'avete vi visto, quindi non, non, vi spoiler, non vi faccio spoiler. Ma quel film per me è una puttanata atroce. Perché non c'è emozione. C'è solo una critica. Bruttissima nei confronti dello spettatore, ma non c'è il succo vero della storia, l'emotività. Quanti film vediamo all'interno del, del panorama cinematografico carenti di emotività? Questo film è un grande giocattolone ed è vero che sia un grande giocattolone, ma ha senso che sia come tale. Noi abbiamo cercato di scusare. Cose come Parasite, dove c'erano buchi di trama e dire: Eh ma no, perché lì non hai capito che c'era questa cosa pazzesca e particolare. E poi ci meravigliamo. No, do quello che voglio dire è che poi ci meravigliamo, dobbiamo contestualizzare la cosa. Adria. Se il film inizia con uh, Peter Parker, che viene scoperto da tutti, ma a un certo punto si uh, interessa più della relazione della zia piuttosto che della sua identità appena scoperta, vuol dire che lo sceneggiatore lì ti ha dato un punto di setup dice non lo puoi prendere troppo sul serio questo film ed è questo che ti vuole insegnare il pubblico è stato in fissa ha fatto ripartire i cinema questo film è stato una manna dal cielo ha incassato più di un miliardo di dollari un miliardo e eh, cinque è, è, è una cosa no ma un miliardo e cinquecentomila un, no, miliardo un miliardo e settecento milioni. milioni. Un miliardo e settecento milioni. E non investito. è ancora finita. E, e Però... ne, farà, ne farà sopra di ne due Farà niente. altri. Ma questo quello, non vuol dire niente. Quello che vi voglio dire io è che, innanzitutto, questo film è la perfetta chiusura di una trilogia, che è quella di Tom Holland. Perché è il No way home che sta all'interno della parola che dice tutto. Il No way home significa non si può tornare indietro. Peter torna Parker, a casa Peter Parker è sempre stato all'interno della trilogia di nome Uomini, un personaggio estremamente scanzonato, un personaggio che non si prendeva sul serio e che non voleva prendersi le sue responsabilità. Da sempre qui, per la prima volta, assistiamo al passaggio da bimbo ragno, come lo eh, chiama Tony Stark in Civil War quando compare la prima volta perché è molto piccolo, a vero e proprio Spider-Man, a vero e proprio uomo. Questa evoluzione è pazzesca, ma soprattutto voi non avete parlato di un'altra cosa, Adria... La, la storia ha dei buchi, per l'amor di Dio, ha delle forzature, ma i personaggi tutti i personaggi all'interno di questo film sono scritti da Dio, mm. tutti quanti. Hai un'evoluzione pazzesca del Lizard personaggio di Squidward, incredibile questo. Toby è incredibile, sì, hai... incredibile. sembra so è pazzesco. Zio, zio, quando lui a un certo punto ferma l'aliante, è proprio quella quella livella e que quel è quel giusto eh, come posso dirti, quel quel, quel quel giusto blocco che si frappone tra la cosa giusta e la cosa sbagliata. Andrew Garfield dà un'evoluzione che non aveva mai eh, avuto Andrew negli Garfield, altri film: l'uomo sabbia e il lizard nominati agli Oscar, credo. Esatto, L esatto ma soprattutto voglio parlare di questa cosa della regia che ha detto Marco e concludo. Certo, eh, concludo. La regia non è esaltante e su questo posso essere d'accordo per quanto la... Il, Quindi il la scena del regia no, è regia No, non è vero, non sto dicendo questo Marco, Io sto dicendo che quello che hai criticato tu, quelle pizze che ci stanno all'interno dello scudo. Non è vero che sono fatte male, secondo me, Mark, Adriano, sono viscerali. È un combattimento che io ho sentito all'interno di me stesso perché Spider-Man è umano: è troppo umano forse. Loro si danno a pizze senza superpoteri, guarda caso, proprio come Spider-Man 1, Marco Cioni, proprio come lo Spider-Man eh, di sopra. Ah, guarda non ti ricordi? Casa, no? eh? Guarda caso, mm. mannaggia Man la serie. però qua vorrei dire la mia, cioè che sto, sto Vai, sto vai ring a ringa finale. Beh, finito, allora a okay, al ringhe finali. Aspetta, vai, no, no. Ring... aspetta, che ringhe finali? Aspetta, che ringhe finali? dobbiamo lanciare il sondaggio, aspetta, quindi Vabbè. un attimo di ordine. Lanciamo il sondaggio prima delle ringhe finali perché così durante i minuti del sondaggio ci spariamo le ringhe, quindi in chat mm. votate Secondo voi Spider-Man No Way Home è sopravvalutato? Sì, o è sopravvalutato no. Vi ricordo che è sopravvalutato, sì, è ovviamente l'opinione della difesa di Giorgio e Marco, mentre invece è sopravvalutato no, è l'opinione. Cioè l'attacco che vuole appunto smontare eh, la difesa. Quindi, durante il sondaggio, vai Giorgio e poi ascolteremo anche Gitas. Allora, io mh, se vedete. Alla fine io e Marco non abbiamo mai detto il fanservice è sbagliato, eh, il film è brutto perché c'è il fanservice, ma quello che credo che... Eh, guarda, forse questo non abbiamo parlato io e te Marco di questa cosa mai, però effettivamente quello che io ho visto... Vedendo um, in questo caso No Way Home, era che si basava tutto su quello che io avevo visto negli Spider-Man precedenti a quello di Tom Holland. cioè tutte le cose che eh, le emozioni, le scene, eh, le cose riprese dai vecchi Spider-Man, le rivedevo in questo. E non voglio parlare del, di, di fanservice, ma del fatto di, della nostalgia che è questa la cosa perché alla fine il fanservice non è sbagliato cioè Infinity War e Endgame sono il fanservice uh, plus ultra proprio più esagerato ma sono due film molto belli non, a mio parere difficilissimi da criticare tra l'altro anche se hanno pure loro i loro problemi però in questo caso per quanto riguarda uh, No Way Home senza andare a parlare di tutta la trilogia mi ha dato l'idea come di voler fare, vi siete visti gli Spider-Man vecchi? non li avete visti, riguardateveli, eh, capito? Ora che vi siete visti questo così, capite meglio. Cioè, mi è sembrato come un pochino una furbata, mentre invece per chi li aveva visti era tipo, ah regà, questa è per voi, bomba. E quindi mi sembrava come se Tom Holland, per me, a un certo punto non ci fosse più. Cioè, come se perdessi il fatto che ci fosse Tom Holland all'interno del, del film e il fatto che tutta questa trilogia che è stata fatta è stata fatta solamente per dire se siamo reinventati come fare il prologo di, di Spider-Man. Io l'ho vista mm. ed è per questo che dico: io non sono andato a parlare di buchi di trama, non sono andato a parlare di Deus Ex Max, sì, ne abbiamo parlato, però in generale in questa ringa finale, cioè quello che voglio dire è che secondo me il film gioca tanto sulla nostalgia e su quegli utenti che hanno fruito dei vecchi Spider-Man. Io l'ho vista così. E non, e, e, hanno lascia, e, hanno, e non hanno curato il resto. Cioè, per me, Tom Molland non è abbastanza curato se non nella parte del combattimento finale, quando c'è la sbroccata. Cioè, l'ho visto come in verità sempre. Boh, cioè, non lo so, sempre stupido, idiota, come ho iniziato all'inizio. Il combattimento tassi. finale, però, è bello. Marco allora, Gioni, il combattimento eh? finale. Io, no, io parlavo no, di. No, no io ho detto la parte finale, in cui si vede. L'umanità, quella di che dicevi te di Spider-Man di Tom Holland, che in quel momento io ho detto: Ok, uh, ok, cioè ho detto mi è piaciuta questa cosa. Il problema è che eh, quello che mi dico io è: perché abbiamo visto uno Spider-Man stupido, idiota, che ha fatto una marea di cazzate, ok, amatoriale, quello che vi pare, appena arrivato il bimbo ragno, eccetera, eccetera, ma poi solamente nella battaglia finale, in un piccolo momento percepiamo lo Spider-Man che conosciamo tutti. Ragazzi, Spider-Man piace a tutti. Perché? Perché Spider-Man è quello che ha sì dei superpoteri, ma è l'eroe più umano possibile. Cioè vive una vita mediocre fuori dal, dal, diciamo, dal, dalla vita da supereroe. E anche quella da supereroe di Spider-Man non è sotto i riflettori come gli altri. Non è gli X-Men che hanno la, la loro clinica per i drogati eh, e roba varia, eh, per tanto. Tanto. Come J-Taz. <ride> Vai. Eh, capito, sono Xavier, chiaramente. Allora, ragazzi, vi ricordo di votare. Il sondaggio sta andando avanti abbastanza spaccato, ve lo dico. Eh, 50 e 50 praticamente. Quindi tutto nelle vostre mani. Vai, J-Taz. Um, allora, dicevo sì, la cosa del sì, Spider-Man è molto umano. E secondo me, proprio per quello te lo fanno vedere che sbaglia, te lo fanno vedere in un modo diverso rispetto al precedente. Il fatto che, per dire lui non ce lo facciano vedere con la vita sfigata del tipo si deve cercare un lavoro, eh, deve pagare la bolletta, eccetera, eccetera. È proprio perché è giovane, cioè a, a, si ha 17 anni. Non può pagare la bolletta e cercare un lavoro, va a scuola. È una cosa diversa rispetto agli altri, sì. Però, cazzo, io sono pure felice che abbiano fatto qualcosa di diverso. Ora arriverà. Quello che è stato prima. Spero che comunque però lo adatti, cioè lo, lo, lo vadano a strutturare in un altro modo. Se no, stiamo rivedendo Raimi, stiamo rivedendo uh, The Amazing Spider-Man, ok? Quindi, me non è una cosa negativa, e si vede nell'ultima, verso la fine si vede Spider-Man Spider-Man. Proprio per il ragionamento che ho fatto prima, Gianni. Che da bimbo ragno, che poi è una cosa prettamente in verità inventata nel doppiaggio italiano, quella scena là con bimbo ragno, ah, perché davvero? in inglese dice in inglese sì. dice sul tetto. Eh, per salire sul, per rubare lo scudo andare sul tetto della no, macchina. Saluto anche lo Mangi, On the no, Ruse. So sì. so ah, okay. no, mi saluto anche fa lo mangi era... Alex Polidori. Tra l'altro. Scusami, dico questo. Vabbè, no, finisci e poi dico questa un'altra cosa. Vai, vai, okay. finisci. Comunque. Poi è, magari è, do, in altri momenti potrebbe anche chiamarlo bimbo ragno. Però là ah, no, ma è, andava okay. bene così, era, era carino. Però a parte ciò. Ehm... Dicevo, che secondo me è giusto che alla fine si veda che lui è lo Spider-Man che conosciamo perché è cresciuto. E poi, in tutto il percorso che c'è in questo film, anche negli altri, è un personaggio che è, ha un costante legame con la morte. Cioè, Zio Ben, vabbè, non ce lo fanno mai vedere, però sappiamo bene o male quella, quello che gli è successo. In qualche modo, sarà morte, va bene. Poi Ho scappato affezio... a prendere le sigarette. Poi scappato a prendere le sigarette. Là ah. non lo sappiamo e va bene. Anche lì è un'altra cosa del non voler riraccontare la stessa storia che già conosciamo. Mm -hmm. È come andare a vedere Batman e ogni volta ci sta la scena del teatro, loro che escono, le, le perle di Marta che cadono e li ammazzano. È sempre la stessa cosa. In nel prossimo Batman, da quel che hanno detto, non ci dovrebbe sta. Poi magari mettono qualcosa, non lo so, però a parte ciò, ehm. È... Lui ha sempre avuto un costante rapporto con la morte. Nel, eh, nel primo film, non tanto, non è che c'è chi chissà cosa, però già quando poi è diventato Spider-Man si arriva ad Infinity War. In Infinity War si va a confrontare, e lui è comunque un sedicenne, enne si va a confrontare con un alieno, con dei poteri giganteschi e alla mm -hmm. fine lui muore. In Endgame ritorna e. L'unica persona che vedeva come quasi un padre adottivo Tony Stark, appena, lo ri lo ri cioè appena si riabbracciano, dopo poco la muore. Arriva in, in Far From Home e lui deve eh, sopravvivere al fatto che la gente lo vada a paragonare a Tony Stark, quindi sempre al pensiero di Tony Stark nella mente, eccetera, eccetera. Appena poi si fida di qualcuno viene subito tradito e poi lì uccide per la prima volta una persona che in quel caso è misterio. Arriviamo a No Way Home. In No Way Home... Perde Zia May e era l'ultima persona che gli rimaneva ormai. Il, la, la tanto famosa scena di, eh, di, degli zio Ben, cosa che ci dicono anche gli Spider-Man. Quando muoiono i vari zio Ben e dicono eh, da grandi poteri, derivano da grandi responsabilità, eccetera, eccetera, no? E quella, è quella scintilla che fa diventare Peter Parker Spider-Man. In quei film arrivava in Spider-Man 1, in The Amazing Spider-Man 1, qua arriva in No Way Home e non è Zio Ben, è Zia May anche là per fare una cosa magari diversa a livello di. Facciamolo diverso, però è qui il momento in cui lui viene completamente distrutto e perde tutto. Lui eh, decide di vendicarsi, è quella classica cosa che faceva, nel primo, il, eh, che faceva Toby Maguire, Lui si vuole vendicare del tizio che ha Ben. Qui lui si vuole vendicare di Goblin. Uguale in The Amazing Spider-Man, lui vuole vendicarsi del tizio che ha Ben e va in giro a cercare tutti i vari criminali che hanno il tatuaggio sul braccio, eccetera, eccetera e noi non abbiamo mai visto il Peter vendicativo lo vediamo qua quindi se sì, è un prologo allungato tra virgolette sì oppure magari quei prologhi erano troppo corti Ad allora esempio. però è no, eh, voi il fattore nostalgico farci. è sempre, però non è che deve essere negativo, secondo me. Cioè deve, per me è una cosa positiva. Okay, eh, pre okay, okay. anche in Però anche in game, che avete citato prima, era pieno di cose. Me, infatti, Endgame eh. mi ha fatto cagare. Eh. Eh il un di Infinity War. Lì, però poi, appunto, è di una City questione war. di beh, gusti personali. Cioè, eh. per, Andiamo prima alla relazione, sì. poi parliamo di, di altro. Il sondaggio si è concluso. Si è concluso in questa maniera: quasi spaccato a metà, 52% non è sopravvalutato 48% è sopravvalutato quindi secondo la chat per pochissimo non è sopravvalutato ma in questo format poi alla fine decido io io devo dire che è stata la prima puntata eh, dai due anni a questa parte dove eh, una delle due squadre ha palesemente detto cose a suo sfavore ma ripetutamente eh, più e più volte eh, dal fatto, dal, prima dal concetto del delle, a ammettere che effettivamente ci sono tante cose al limite del plausibile con diversi buchi ma anche Gianni quando parlava del fattore emotivo che è proprio poi quello che ti porta a sopravvalutare una cosa no cioè il, il fattore emotivo che prende il sopravvento sul, su, sul poi lo, il, il contesto oggettivo sul valore oggettivo ma però ma però chi sono io anche se il giudice di questo format di per troppo, andare contro ha una votazione che deriva da un miliardo e settecento milioni di persone. Ma, ma anche bene, dove? non è mai un miliardo. Ma va fatto a capire tutto il mondo. Dire, quindi, secondo me, alla fine, come dice la chat, non è sopravvalutato. Quindi, vince l'accusa. <ride> <ride> Gianni, sei contento? Il procedimento Adriano ti ha detto hai fatto cagare, ma comunque vinci. Questo è quello esatto, che è stato detto. È esatto. perché allora, non... è proprio il concetto del penso, film, comunque guarda, esatto. le... ma no! il doccino, il, que... il nuovo Doccino, con lode, Marco, c'è Tommaso Renzoni che si vergogna di questa cosa <ride> che hanno preso la lode. <ride> però, comunque, <è> però... ragazzi, <ride> ci tengo a specificare: che il momento in cui Gianni ha paragonato la sala del cinema allo stadio, per me. È confermato ciò sì, che abbiamo detto, sì, sì, detto. no, ma confermato. è vero, ma perché una cosa è una cosa che Però, però, visto il ricordo... film piuttosto che sentire quello che stanno dicendo, vuol dire che non te ne frega un cazzo di video. No, cosa zio, ma io ti voglio andare. far capire che una cosa del Io quello che volevo dire, è che una cosa del genere non è mai capitata nella storia, Ricorrere... che... ma perché quella, è infatti, è una grande campagna di marketing. Ma un film no, non è mediocre, vero, zio, perché un è un film mediocre. Zio, ma... Scusami, ma la camera di marketing io, può essere bella quanto vuole. Gianni, ma se il lo film sappiamo non vale. tutti. quando si parla di Spider-Man, c'hai i prosciutti sugli occhi. Vado a fare la, la combo. vorrei dire una cosa. Scrivono, dire una tutti cosa per che me, in chat scrivono pagliacciata. Io vorrei vedere almeno l'altra metà. Perché, in che 200 e 200, avete votato. Adano Santucci, per bravo. colpa tua, della gente ha perso dei punti. Canale. Ma era hai mio, chiuso era Hai mio chiuso, mio hai mio mio chiuso la tua carriera da giudice su opinioni pericolose con una macchia indelebile. Che schifo è il che 52%, stica. zio? Vai, è, per Giorgio, senso... prego, Però c'è da, da dire una cosa, raga. Ora, a parte: tutto, abbiamo, abbiamo voluto scegliere questa cosa perché, ovviamente, è molto controverso. Questo certo. film, le opinioni sono state molto scisse. Io, però, da grande fan di Spider-Man, da quando sono piccolo, io è stato uno dei primi supereroi della, della Marvel, forse è stato il primo supereroi che ho iniziato a leggere i fumetti. Vedere No Way Home è bello, cioè te lo vedi, ti fa piacere, cioè il tempo ti passa comunque, te lo vedi e te lo godi. Certo. Poi ha i suoi problemi, come abbiamo ribadito tutti, però c'è da dire una cosa, rispetto a molti film della Marvel, almeno questo esci soddisfatto, poi che abbia i suoi problemi sì, perché Marvel ha fatto una miriade di film, ma una miriade, di cui alcuni, cioè veramente te li devi vedere solamente perché poi te ne avverti infinito, World Endgame parliamoci sì, chiaro tutti invece, i Thor, eh, ad esempio eh, eh, <ride> esattamente invece No Way Home è un bel film la cosa brutta è che è un prologo diviso su tre film uh, secondo me la cosa brutta è quella che è un prologo diviso su tre film per introdurre il, la nuova uh, tri trilogia poi non lo so qu quanti film hanno già pensato di fare per Spider-Man altri tre, tre. E altri poi teoricamente ci dovrebbero anche essere la quelli con qui. gli altri è che è quello che io spero perché io non penso Andrew Garfield a me piace io ragazzi Qua faccio, io qua faccio incazzare le persone no 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 so io bene. sono d'accordo con te Power già te lo dico, dillo All Io di Amaz Amazing Spider-Man a me è piaciuto perché da grande fan dei fumetti è identico al fumetto Andrew come... Garfield miglior Spider-Man cinematografico sì, sì, assolutamente sì, d'accordo però qua voglio dire una cosa alla chat se non avete un cazzo da fare vi andate a vedere pure le scan da bravi manigoldi e vi andate a leggere One More Day di Spider-Man okay. su cui è ispirato questo film eh. perché le tematiche sono molto più uh, pesanti, uh, diciamo di questo. Se non sbaglio, è post-Civil War tra l'altro. Post-Civil War è dopo post -civil Black war. Back in Black? Dopo Back in. Sì. Black quindi io ve lo consiglio se volete è il punto perfetto per ricominciare a leggere tra l'altro il fumetto volendo sì perché eh, guardate io lo consiglio perché ovviamente questo film uh, mm. la scrittura la, la, la sceneggiatura scusatemi, è stata basata su una parte di One More Day sì. quindi vi consiglio di, di leggerlo perché è molto bello e vi accorgerete del perché io dico che Spider-Man è tra i miei supereroi preferiti perché veramente c'è cioè, quello lui e Daredevil sono i miei preferiti in assoluto dell'universo Marvel Jay, tu che ne pensi poi a parte di qui per dire, ma tu a livello cinematografico, cioè noi ah, allora, di solito diciamo, quello che dicevo prima, che magari è andato contro, è andato contro di noi, ma abbiamo vinto, diciamo. Se ci sono tante, ci, ci sono tante, eh, tante, tante cazzate per dire la questione, la questione elettro, io personalmente dico, eh, boh, cioè nel senso, a livello nel, per quel che vediamo nel film, non è fattibile poi. Sarà, è, è, sarà possibile in qualche modo a oh, quello, figurati, secondo me, però. Per me, per me l'avrebbero dovuto gestire in un altro modo: l'avrebbero dovuto gestire che gli, gli Spider-Man sono invecchiati come è successo e ehm, i, i cattivi invece, eh, come dire. Ad esempio, uh, uh, Electro non lo facevano morire, cioè lì lui scompare. Ok. Era diventato energia nell'etere. Potevano tranquillamente raccontare che si era riformato e aveva fatto sì, qualcosa. Cosa, aveva ricombattuto, senza, eccetera, eccetera. Sandman. Dico Sandman cioè. non ha un cazzo di senso. Che va a, a combattere, genre, Sandman. Genre. Lui vu non vuole. Cioè Electro e Lizard vogliono spaccare. Il, eh, il cubetto perché? Perché se loro tornano nella loro realtà loro muoiono. E per Electro va bene: Lizard non muore, viene arrestato, diventa umano. Quindi qual è il problema? Mi stava bene se tu mi raccontavi Lizard è fuggito perché c'era la storia. C'era un personaggio che ora c'è un dubbio che stava li stava riunendo per fare i sinistri 6, cioè se, te... se ci avessero raccontato ehi, guarda, Andrew Garfield ha combattuto i sinistri 6, ha combattuto tanti cattivi, eccetera, eccetera. Tra i quali poi ci sono stati di nuovo Electro e di nuovo Lizard. Io potevo starci che l'avevano ucciso. E invece l'hanno. Quindi combatte per non sa quale motivo. Sandman, uguale. Sandman combatte alleandosi con i cattivi, quando i cattivi hanno lo scopo di distruggere il cubo. Ma lui lo vuole usare perché vuole tornare dalla famiglia. Quindi, quale cazzo di motivo è il cioè, Quindi no, anche Jimmy concordo... è d'accordo con noi. Gianni resta l'unico no no no, 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 no. Io, io sia... No, no, io dico più più che le... 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 no, 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 io dico più che l'emozione, l'emozione e il tutto. A me me l'ha fatto, fatto godere mi, mi bello sono bello, divertito e bello, sono bello. felice, ok. Sono Infatti anche delle idee che, magari, parte alcune. Ma nel momento in cui arrivano i tre Spider-Man, banalmente, cioè. Mm, ma per me, no. No, secondo me quella è gestita bene, zio. Posso dire. Ma quella è gestita bene, ma è gestita. Ti sì, dici, bene, Ned, ok, fa le magie, perfetto, è un maghetto. Poi arriva Agri e lo porta ad Hogwarts. Ma no, a parte beh, no. questo, Può in generale, la parte, tutta la parte prima. Ti, ti regge solo perché rivedi Octopus, perché rivedi Goblin e stai lì a dire ah, ah ho, visto lui, ho visto lui, ho visto lui. E Quindi rivedrò anche loro. Posso no, dire una cosa: i cattivi Beh. di Raimi sono spettacolari. Cioè, Goblin, veramente loro due rivederli, me li aspettavo. Cioè, per esempio, Toby non mi è piaciuto come ha recitato. Cioè, io mi sembrava come se non ci avesse voglia di fare niente. Eh, non è così. che sia mai stato questa voglia eh, di recitare. Eh. Eh, no, quello è vero. Però, ragazzi, cioè, da Fo veramente boh, okay, cool. a me è meglio qua di dei vecchi Spider-Man. Per questo ah, mi ma ricordo. Ma tu in produzione ha detto: Io partecipo al film solo se mi date un ruolo importante, non mi accollo mai di fare solo una comparsata. No, Defosa, sai che cosa ha detto in, a produzione? Ha detto: Io mi accorgo di fare questo film a parte questa cosa qui che ha detto Marco. Se mi fate fare tutti gli stuntman a me, e ah ogni sì, quando, è vero. Pure quando lui distrugge sì, tutte, lui. tutte le cazzo, di... le ha fatti tutte. Ed le è il motivo per cui la scena finale che... sono due pizze in faccia e basta perché poteva fare solo. quello allora, Comunque... io... Detto questo, è Ah, sono... eh? ah scusate, ah, giusto. Siamo fuori. Ciao. Allora. Di... Intanto, io voglio ringraziare Giorgio e Jimmy per aver partecipato questa ultima battaglia insanguinata uh, a, di opinioni pericolose a tema Spider-Man No Way Home. che tornerà, non, si sa quando tornerà, non tornerà sappiamo quando, futuro. non sappiamo come, ma tornerà. Eh, speriamo poi a un certo punto di avervi ospiti nel prossimo format. Nel prossimo, diciamo, non è anche un format. Vabbè proprio, dai, che poi prossimo... ne parliamo. Dai, esatto, su. in quello che Quindi succederà. A live, a me, a me. Perfetto, esatto. Rimanete collegati, così saprete perché vi chiameremo tra qualche settimana. e okay. Per il resto, ragazzi, grazie mille per chi per i pochi che ancora non seguissero, Giorgio e Jimmy, punto esclamativo. JTaz, punto Power per andarli a seguirli sui vari social e dagli tutto, a ragazzi. seguirli e come vuoi Darli Com a seguirli. vuoi farla ingelosirla eh. in vuoi farla ingelosirla <ride> <farla> in <ride> Giovanni vuoi farla ingelosirla? guarda, ci avrei bene, un tributo ma evitiamo Dai. <ride> grazie ragazzi Grazie ragazzi. ti borderei a, a tutti Ricorderei a tutti che l'abbonamento con il Prime rubatelo a vostra madre, a vostro padre, a chiunque lo ha, lo potete collegare a Twitch e potete fare l'abbonamento gratuito al canale della Slim Dogs Production, se no pagamento costa solamente 4 euro dato che l'hanno passato. quindi non ci vuole niente, prendete, cliccate, fate. Dato perché <ride> c'è gente, <ride> gente qua con la coroncina ma senza la subba, Quindi vi sto osservando in questo momento. Ah, ecco. Giorgio vi controlla, vi controlla. Eh, vi sto controllando in chat, vi vedo. <ride> un saluto <ride> allora. Buon ciao Giorgio, grazie. Ci battuti nuovo. con onore. Ciao, ciao Giorgio. Ciao Giorgio.